Sì, siamo qui con il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando. Onorevole, risultati soddisfacenti? Risultati incoraggianti, nel senso che abbiamo fatto dei passi avanti, non si può non vedere un quadro generale preoccupante con l'affermazione di una forza di estrema destra come la Lega, però ci sono gli elementi per combattere, quindi combatteremo. È stata premiata una scelta unitaria. E oggi partiamo da qui per costruire l'alternativa, consapevoli di avere una grande responsabilità. Il PD è l'unica forza che può in questo momento costruire l'alternativa. Sul piano nazionale, come si proietta il 30%, il superamento del 30% ottenuto dalla Lega? Vi fa paura? Beh, certo che ci fa paura. È una forza che fa leva sugli istinti peggiori della storia italiana. Non può che farci paura, però non ci spaventiamo, combattiamo. Cosa si sente di dire per il futuro prossimo del contesto italiano agli elettori che hanno votato e scelto il Partito Democratico? Che abbiamo capito il segnale e non interpretiamo questo voto come un'apertura di credito in bianco. Dobbiamo continuare a cambiare, dobbiamo riorganizzare il partito, costruire una nuova classe dirigente in tutte le realtà italiane, e partiremo da questo risultato per fare questo lavoro. Naturalmente questo risultato ci incoraggia e ci dà la forza per farlo.